Ricordiamo anzitutto alcuni dati precedenti l'attuazione del piano di rinascita. Gennaio 1961, il Consiglio dei Ministri, presente il Presidente della Regione, approva il disegno di legge. Giugno 1962, il Parlamento approva la legge 588. Agosto 63, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, integrato dal Presidente della Regione, approva il piano. È chiaro che per i sardi il primo ed essenziale obiettivo era quello di creare nuove fonti stabili di lavoro ed un generale aumento del reddito in una più giusta distribuzione settoriale che comprenda tutte le zone dell'isola.